Pagine 88-89. Filippo! Filippo! Avrete capito anche voi che è tornato il capo? Ti ho detto di disegnare una tombola! Capo, questa è una tombola! Io qui vedo solo Cirillo che cade in terra! Appunto, fa una tombola! Se avessi voluto farti disegnare una caduta di Cirillo, ti avrei detto capitombolo e non tombola! Per tua norma e regola, tombola è quel gioco che si fa con i numeri e con le cartelle. Lo conosci? Ah, la tombola. Poteva dirmelo subito. Filippo, mi devi disegnare una tombola veramente speciale. Sul cartellone devono essere disegnate delle caselle con degli strumenti musicali o delle situazioni sonore. Ogni casella sarà numerata, dal numero 1 al numero 20. E come si gioca? Semplicissimo. I bambini ascolteranno una serie di suoni e rumori, naturalmente in un ordine diverso da quello del cartellone. E a mano che riconosceranno i vari suoni, metteranno sulla casella corrispondente un fagiolo, oppure della pasta o un bottone. E poi scriveranno il numero della casella in alto, mettendo i numeri uno dopo l'altro. Ma come faranno a sapere se hanno indovinato? Alla fine del gioco diremo la sequenza giusta dei numeri delle caselle. Naturalmente, se due o più bambini giocheranno insieme, potranno anche fare una gara a vedere chi per primo riuscirà a coprire le caselle con i fagioli. È tutto chiaro? Allora, visto che Filippo ha finito di disegnare, possiamo farvi sentire i suoni e i rumori da indovinare. Mm-hmm.